Mercatini, laboratori, allestimenti rinascimentali, spettacoli e rivocazioni storiche. Torna dall'11 al 14 agosto la festa del Duca di Urbino, la principale manifestazione che segna l'estate della capitale del Montefeltro. Nel rispetto delle norme anti-Covid, la 39esima edizione ha in programma diverse novità. Quest'anno appunto siamo all'anniversario, appunto il 500° anniversario della morte di Raffaello, per cui abbiamo dedicato la festa del Duca Raffaello Teatrum, soprattutto ecco a segmento del teatro, per cui inaugureremo con questo evento in prima mondiale scritto dal maestro Mangani, Raffaele Sinfonia numero 1 ed eseguita dall'Orchestra Filarmonica Marchigiana. È veramente un evento importantissimo non solo per la nostra città ma per tutta la Regione Marche. Gli altri appuntamenti, diciamo così, principali? Sì, seguirà, questa è la giornata inaugurale, poi seguirà il 12 l'apertura Max Paiella con lo Street Quartet Gagliano, il più grande quartetto che esegue musiche di Mozart in Europa, e quindi sarà un esperimento bello accostare Mozart a Raffaello. Ci saranno poesie, letture di poesie scritte da Raffaello Sanzio, e poi spettacoli che si susseguono dalle ore 6 per bambini, letture appunto su Raffaello Sanzio e i grandi pittori, fino alla chiusura che vede insomma alla mezzanotte le proiezioni di quattro film sui più grandi maestri dell'arte. Il 14 si conclude di solito la festa del Duca con il grande gioco della Ita. Quest'anno non possiamo giocarla perché è un grande gioco di contatto, per cui non possiamo farla, ma presenteremo in prima nazionale, abbiamo scoperto da un disegno di Muzio Odi del 1608 che il gioco della Ita era molto già conosciuto, e lui aveva disegnato la tribuna per assistere al gioco della Ita, e noi presenteremo il modellino con tutta l'apparato che c'era appunto per il gioco della Ita. Lo spettacolo conclusivo è per il 14, e poi ci saranno i fuochi rinascimentali in piazza Duca Federico, quindi da non perdere dall'11 al 14 agosto in Urbino.